Ciao a tutti, sono Eli e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un problema che affligge moltissime donne, la rosacea. Nonostante il nome sembri qualcosa di magnifico, in realtà è un problema molto molto grave, non solo dal punto di vista estetico, ma anche un vero e proprio problema di salute. Quindi voglio spiegarvi che cos'è e darvi qualche piccolo rimedio che potete utilizzare tranquillamente anche voi. Partiamo col dire che cos'è la rosacea. Allora, la rosacea è una malattia infiammatoria della pelle che si presenta con una pelle molto arrossata, talvolta addirittura gonfia, e a livello di sensazione la donna che appunto ne soffre, perché ne soffrono particolarmente le donne, sente un vero e proprio bruciore sulla pelle come se si fosse ustionata e la sensazione di tanti piccoli aghi che la pungono. Le zone sono varie, il volto di solito è particolarmente colpito, ma anche il décolleté, talvolta la schiena. È una patologia cronica, quindi è veramente veramente difficile liberarsene per sempre da questa appunto patologia, ma ci sono dei trucchetti che permettono non solo di magari arginare la problematica, ma di tenerla sotto controllo ed evitare che comunque peggiori nel tempo. Come vi ho già detto, è una patologia che colpisce principalmente il genere femminile, in particolare chi ha una pelle sensibile è molto probabile che sia più predisposto a questa patologia rispetto a una persona che invece ha una pelle normale, e anche chi ha la pelle chiara di solito è abbastanza soggetto appunto a questa patologia. Prima di parlarvi dei rimedi, vi voglio dare dei piccoli accorgimenti che tutte le donne che soffrono di questo problema dovrebbero assolutamente avere nella quotidianità, proprio per preservare la salute della propria pelle che appunto tende a infiammarsi. Quindi lo scopo è proprio di, nella quotidianità, tenerla il più sfiammata possibile ed evitare che sia soggetta a degli sbalzi, per esempio di temperatura o comunque a degli agenti chimici che possono peggiorare la situazione. Il primo accorgimento è senza dubbio utilizzare tutti i giorni la protezione solare, ma questo non solo per le ragazze che hanno la rosacea, ma per tutte quante le ragazze. È molto importante, anche se non c'è il sole, anche se non siamo in estate, quindi siamo in inverno, ci sembra che non ci sia neanche un raggio, in realtà appunto la luce danneggia comunque la nostra pelle, anche se il sole non lo vediamo, i raggi ci sono lo stesso. Quindi ragazze, è molto importante utilizzare la protezione perché previene le rughe, le macchie solari e anche appunto l'irritazione della pelle dovuta ai raggi e quindi previene anche la rosacea o altre patologie di questo tipo. Quindi è molto importante che tutti i giorni la utilizziamo sotto il nostro fondotinta, se non ci trucchiamo anche da sola. Poi, per chi soffre di questa determinata patologia, è fondamentale per evitare che appunto i raggi solari infiammino ulteriormente la pelle, che appunto è di per sé molto molto sensibile e sollecitata dagli sbalzi di temperatura fa esplodere ancora di più la rosacea. Altra cosa molto importante è non sottoporsi a lampade solari. Ovviamente perché chi ha questo tipo di pelle è molto importante evitare anche solleciti come appunto le lampade, anche se utilizzasse la protezione comunque sarebbe un qualcosa che va a sollecitare e quindi ha da aumentare, diciamo, l'irritabilità della pelle e quindi farà esplodere appunto la vostra rosacea di più, quindi evitate. Altro accorgimento molto importante per chi soffre di rosacea sono i prodotti che utilizzate per il vostro viso, che siano gli struccanti, che siano le creme idratanti, i contorni occhi, insomma, qualsiasi tipo di prodotto che applicate sul vostro viso. È molto importante utilizzare prodotti non aggressivi e non schiumogeni perché andrebbero ovviamente a irritare la vostra pelle, ma piuttosto scegliere prodotti idratanti o lenitivi. Vi darò una chicca: molte case produttrici di in generale prodotti per la cura del nostro viso hanno delle vere e proprie linee apposite, come per esempio l'Avène, per chi ha una pelle sensibile o comunque soffre di patologie come la rosacea piuttosto che acne o altro. Quindi è molto importante quando andiamo a scegliere i nostri prodotti di non sceglierli in modo casuale, ma di verificare se il nostro brand preferito, in questo caso a me piace molto l'Avène, ma ovviamente il video non è sponsorizzato, è una mia personale, diciamo, opinione. Vedere se appunto il nostro brand preferito ha magari una linea specifica per il nostro tipo di pelle. Altra cosa molto importante è il make-up. Se siete abituate comunque, nonostante questa patologia, a truccarvi, perché molto spesso la pelle duole a tal punto che non riusciamo neanche ad applicare il make-up, se invece siete fortunate e riuscite a truccarvi, è molto importante la scelta del make-up. Dovreste cercare dei prodotti che abbiano una bassa quantità o addirittura siano assenti dei prodotti come l'alcol, piuttosto che profumi o altri agenti chimici che potrebbero appunto irritare la vostra pelle. Altro accorgimento nel momento in cui voi vi struccate. Tutte noi quando ci strucchiamo cosa andiamo a fare? Col nostro rischietto andiamo a strofinare la pelle. Ebbene, per le ragazze che soffrono di questa patologia, appunto,
questo movimento è molto molto irritante, quindi assolutamente da evitare. Che cosa dobbiamo fare invece? Eliminare il nostro make up o comunque il nostro detergente se ci stiamo detergendo il viso tamponando. Molto importante, tamponando e non strofinando, perché andando a strofinare si andrebbe ulteriormente a irritare la pelle. Anche il cibo è molto importante. Ovviamente tutti i cibi piccanti e gli alcolici sarebbero da evitare, perché andrebbero a creare ovviamente irritazione alla nostra pelle, perché sappiamo che la nostra pelle sfoga tutto quello che noi mangiamo. Quindi molto importante sarebbe consumare frutta, verdura, comunque tutta una serie di alimenti che vanno a sfiammare e non a infiammare la nostra pelle. Per risolvere questo problema ci sono ovviamente degli antibiotici e delle creme antibiotiche che sarebbe il vostro medico a dovervi prescrivere, e ovviamente io non ve ne parlerò perché non sono medico e quindi questa non è la mia competenza. Io vi voglio dare dei rimedi naturali che potete utilizzare a casa vostra per appunto lenire la vostra pelle e migliorarne appunto l'aspetto. Sicuramente un prodotto naturale super efficace per chi soffre di rosacea è l'aloe. Allora possiamo o comprare dei barattoli di aloe gel, ovviamente più il gel è puro meglio è, perché evitiamo che ci siano altre sostanze e che appunto ci sia presente solo l'aloe, oppure se siamo fortunati ad avere la pianta possiamo semplicemente tagliarne i lati delle foglie dove ci sono insomma i dentini e poi spelarla e applicare appunto il gel sul nostro viso. Cosa possiamo fare? Possiamo fare sia un impacco, quindi da lasciare e poi da sciacquare, o anche utilizzarlo come una vera e propria crema e quindi andarlo a massaggiare sulle zone appunto più colpite dalla nostra rosacea. Possiamo utilizzarlo anche una volta al giorno perché non ha assolutamente controindicazioni. Sarebbe top anche utilizzarlo dopo averlo messo in frigo, che così la sensazione sarà anche di freschezza, perché appunto il freddo del frigo renderà il gel molto freddo e quindi vi darà anche una sensazione molto bella sul vostro viso, che appunto bruciando vi sembrerà subito più leggero. Altro rimedio naturale è il cetriolo. Il cetriolo lo sappiamo tutte, nei film si vedono tutte le ragazze che si applicano le fettine di cetriolo sotto gli occhi per insomma far andare via le borse. Possiamo utilizzarlo anche per la rosacea, non dovremmo fare altro che mettere il nostro cetriolo nel frigo, perché sì, il frigo e i prodotti freddi sono un grande alleato per chi soffre di rosacea, andare a tagliare qualche fettina di cetriolo e metterci immobili sul letto con tutto il cetriolo in faccia, insomma, poi sì, mettiamone anche un po' sotto le occhiaie che non fa male. Altro rimedio naturale molto efficace è la camomilla. La camomilla è un antinfiammatorio naturale come l'aloe, direi parificato, e quindi è molto utile anche per chi soffre di rosacea. Che cosa possiamo fare? Possiamo sia utilizzare l'infuso, quindi preparare l'infuso di camomilla e poi appunto magari intingere un panno e poi applicarlo come un vero e proprio impacco sul nostro viso da tenere qualche ora, oppure possiamo anche utilizzare l'olio essenziale, che però non può essere utilizzato direttamente sulla nostra pelle ma deve essere diluito magari con una crema idratante o comunque un altro prodotto che noi utilizziamo abitualmente sul nostro viso. Basterà metterne qualche goccia e poi appunto applicarlo, non serve risciacquarlo, appunto possiamo utilizzarlo insieme per esempio alla nostra crema. Altra chicca per la rosacea è utilizzare la curcuma. Come possiamo utilizzare la curcuma? Allora, innanzitutto la curcuma è un potente antinfiammatorio, anch'esso naturale come l'aloe e la camomilla, e possiamo utilizzarla anch'essa sia come olio essenziale, quindi da diluire con la nostra crema e applicare appunto sul nostro viso, oppure possiamo anche semplicemente prendere la polverina, diluirla a metà con dell'acqua, mescolare, quindi creare una vera e propria crema da applicare come impacco maschera sul nostro viso, da lasciare almeno mezz'ora e poi risciacquare con acqua calda. Lo so, questo spaventa un po' perché la curcuma di solito viene pensata come una spezia un po' tipo il curry, quindi sembra in realtà qualcosa di irritante per il nostro viso, ma vi assicuro che è un potentissimo antinfiammatorio utilizzato da secoli da tutte le popolazioni, quindi state tranquilli che sarà super super utile anche per la vostra rosacea. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, se hai qualche domanda non esitare a lasciarmela nei commenti. Un grosso bacio e ci vediamo presto, ciao!